Prodi in una realtà economica che vede il massimo della disoccupazione in terra di Puglia è proprio a Mura di Bari. Arrivano le elezioni e cominciano a tirare i soldi. Per questi poveri ragazzi che per 10 giorni ti vendono l'anima per 25 euro e poi rimarranno allo spasso per tutta la vita. Continua non più la sagra del porco. È stata inaugurata la sagra delle fesserie, delle false promesse e dell'inganno che continua a perpetrarsi. Nella piazza che una volta era dei contadini di Mora, si sta ancora una volta celebrando il fallimento dell'economia molese. Ormai ognuno di noi, soprattutto in questo caso me stesso che abito qui, a ridosso di questa piazza, e che conservo vivi ricordi di una piazza viva e vegeta, economicamente avanzata. Questa piazza ormai è un falso punto di riferimento di un'economia agricola che è stata e viene sempre di più colonizzata da paesi che 30 anni fa sono appena 7-10 km da noi e stanno colonizzando questo territorio. Non sono i molesi che vanno a Noicattaro, a Conversano, a Rotigliano, ad espandersi, ma sono gli operatori agricoli di questi posti a noi vicini che hanno messo le radici su di noi. Ci sono anche gli avanzi di queste cooperative che ormai subiscono questa invasione. E la politica in questo caso non è riuscita a produrre nemmeno una bozza di progetto per poter rilanciare l'economia molese, che è letteralmente in ginocchio. La politica che soprattutto gli agricoltori hanno premiato in questi decenni, dalla Democrazia Cristiana al Movimento Sociale, ad Alleanza Nazionale, a tutto il centro-sinistra e adesso al centro-destra. La politica di questi schieramenti, di questi partiti che oggi vengono a cercare di comprare il vostro voto con promesse faraoniche, la politica di questi sciagurati ha prodotto il fallimento che è in atto. Tutti vi hanno promesso che le strade vicinali sarebbero state riparate, che sarebbe stato reso fruibile il circuito che ogni giorno molti di voi attraversano per andare a lavorare, poi a consegnare a un centrodestra fallimentare quell'esperienza. Adesso stranamente cosa avviene? Che gli alleati di 10 anni fa, i nemici di 10 anni fa oggi diventano alleati. Quindi c'è da chiedere cosa è avvenuto, che tipo di patteggiamento è avvenuto e che tipo di progettualità e spartizione del comune sta avvenendo. Noi vi mettiamo in guardia dalle promesse che stanno investendo soprattutto alcuni settori economici e molti giovani, che ripeto, fra 10-15 giorni verranno letteralmente scaricati. È una vergogna che in una situazione congiunturale come quella nazionale, come quella soprattutto molese, che offre degli indicatori agli ultimissimi posti nella regione Puglia, è una triste realtà quella che girano i soldi per ingannare le famiglie, i soldi per ingannare le speranze, soprattutto di coloro i quali non potranno mai trovare un'occupazione. Ecco il ricatto di carattere morale, di carattere economico che va smascherato in questo periodo. Questa piazza che una volta era l'espressione del mondo agricolo molese è stata letteralmente consegnata agli operatori economici agricoli del vicinato, di Noicattaro, di Rutigliano, di Conversano. Questa è la verità. Siamo costretti addirittura ad andare in questi paesi per comprare i prodotti per la coltivazione della terra. A Mura è fallito tutto, è fallito tutto. La situazione economico-finanziaria di questo paese è decisamente molto preoccupante. Questa è la condizione che è andata ad allacciarsi alla gravità della presenza della discarica Martucci. Per
per decenni il mondo politico molese ha avvelenato la nostra e la vostra terra. Attorno a questo avvelenamento, che non troverà in queste condizioni di equilibri politici una definizione giudiziaria, perché, che sia chiaro, hanno mangiato tutti, tutti hanno protetto gli avvelenatori, tutti hanno lasciato espandere quella che fino a 10-12 anni fa è stata la discarica più grande d'Europa, tutti hanno ricevuto soldi, tutti hanno mangiato, a prescindere dai colori. Ecco perché si è determinato quello che io definisco il falso ambientalismo, che ha deviato la giusta lotta dei movimenti e da quella dei convertanesi, perché devono gestire, cercare di gestire questa vicenda che non deve emergere e che troverà sicuramente l'insabbiamento da parte della magistratura. La dice lunga la presenza di certi legali che sostengono delle tesi, tra l'altro a mio avviso largamente condivise, dal falso ambientalismo che vi ha portato in piazza. Su questo io non ho il minimo dubbio. Quindi una terra avvelenata, una terra che si sta letteralmente discreditando agli occhi degli operatori commerciali del nord ed europei, perché sapendo che la terra di Pozzovivo attigua a quella della discarica Martucci, non è che sia più quella che noi siamo stati abituati a ricordare e a vantare. Su questo dovete riflettere in questi giorni. Le promesse che vi verranno a fare, le promesse di un rilancio, sono soltanto il meccanismo attraverso il quale vogliono andare a mettere il popò nel comune. Antichi avversari che oggi si ritrovano a braccetto e che domani, statene certi, si alleeranno con l'attuale amministrazione. Questa è la disgrazia della progettualità politica molese, che non riesce a trovare un cambiamento, un salto in avanti, perché ci sono molti cassetti che vanno aperti, tantissimi vanno aperti. Basta con questo palleggio di responsabilità.